Scopriamo chi è Andrea Dal Corso, età e vita privata del produttore vinicolo divenuto famoso grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. L'edizione di quest'anno di Uomini e Donne ha portato alla ribalta Andrea Dal Corso, corteggiatore veneto che ha cominciato la sua carriera televisiva nel 2018 come tentatore di Temptation Island. Prima di quella occasione, Andrea lavorava come produttore vinicolo, un lavoro che lo appassiona e che continua tuttora, ma il suo sogno nel cassetto è quello di poter diventare un giorno un attore. Chissà se la ribalta concessa dal reality di Maria De Filippi gli permetterà di realizzarlo. Chi è Andrea Dal Corso, vita privata ed età del protagonista di Uomini e Donne. Nato 31 anni fa in Veneto, Andrea Dal Corso si è distinto prima a Temptation Island e poi a Uomini e Donne per il suo aspetto. Alto, muscoloso, Andrea è un uomo affascinante, ma pare che in gioventù abbia sofferto a lungo per il suo aspetto fisico. Il ragazzo ha raccontato di essere stato obeso durante tutta l'adolescenza e di aver superato con non poche difficoltà quel periodo. Superato il problema di peso, il ragazzo veneto si è rimesso in forma ed ha pure partecipato a Mister Italia, concorso di bellezza in cui ha vinto la fascia uomo ideale. In seguito a quell'esperienza ha provato ad entrare a far parte del mondo televisivo come attore, ma dopo alcuni tentativi a vuoto si è dedicato alla produzione vinicola nell'azienda di famiglia. Il ritorno in televisione lo si deve a Mediaset, che lo ha scelto come tentatore nell'ultima edizione di Temptation Island. Attuale protagonista di Uomini e Donne, Andrea ha raccontato di essere affetto dalla sindrome di Raynaud, una malattia degenerativa che colpisce le arterie ed immobilizza gli arti. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.